si dice spesso in queste occasioni, ma per me è davvero un'emozione, è un'emozione essere a fianco a Grazia Letizia Veronese, per quello che è stato un omaggio che noi abbiamo voluto fare a Lucio Battisti, non solo per l'immensità dell'artista, perché questo è ovviamente qualcosa che tutti noi sappiamo, ma anche un omaggio all'amore che Lucio Battisti e la signora Veronese hanno avuto e hanno per la nostra città. Lucio Battisti qui si sentiva Lucio, ancor prima che il grande cantante, poteva vivere la città e i riminesi tendenzialmente credo lo lasciassero anche in pace. Come dire, abbiamo voluto intitolare quello che è il luogo, credo per tutti i riminesi, più iconico della zona mare. Spesso tra i riminesi si dice ci vediamo alla rotonda quando ci vogliamo vedere a Marina Centro e sappiamo già la rotonda cos'è, anche se nel frattempo a Rimini di rotonde ne sono nate diverse. Questa diventerà da oggi la rotonda Lucio Battisti e credo che sia il regalo più bello che la città di Rimini e tutta la comunità riminese poteva fare a Lucio e alla signora, ovviamente, grazie Letizia Veronese. Concludo dicendo questo. È una rotonda, ripeto, nel cuore dei riminesi, ed è una rotonda, è un pezzo di città che nei prossimi anni continuerà quel cambiamento e quel rinnovamento, quella riqualificazione che ha interessato molte parti del lungomare. Quindi è già una bella rotonda oggi, ma lo sarà ancora di più anche per Lucio Battisti. Ringrazio la città di Rimini, i riminesi e il vostro sindaco che è speciale. No, grazie.